amici, cari amiche, buonasera. Come al solito rispondete sempre alla grande ai nostri appelli e di questo vi ringraziamo e vi portiamo e vi porteremo sempre nel cuore. Noi lo sappiamo che in questi giorni vi stiamo quasi tediando con questi comizi a ripetizione, ma abbiamo tanto da dire e tanto ancora diremo da qui fino alla fine della campagna elettorale. È un piacere. Allora, ho intanto il piacere di annunciarvi che proprio oggi è arrivata la comunicazione dalla Regione che ci hanno finanziato il progetto per la rimozione dell'amianto negli edifici di proprietà privata e quindi per un importo di 50.000 euro e quindi quello che abbiamo detto non, meno di una settimana fa già si è avverato. Ma non so Alessandro se dirà che è ordinario o straordinario, poi se la vede lui su queste cose. E il risultato è che voi a costo praticamente zero avrete il vostro purtroppo amianto che ancora insiste in parecchie abitazioni sotto forma di canali, sotto forma di onduline di Ethernet, sotto forma di vasi di espansione aperti. Potete tranquillamente da qui a qualche giorno, appena l'ufficio tecnico metterà a disposizione i moduli per la richiesta di rimozione di questo amianto, potrete tranquillamente compilare i moduli e poi verrà la ditta specializzata per la rimozione, così come è avvenuto 2 anni fa. E questo è un primo risultato di cui tenevo informarvi. Sempre oggi invece per quanto riguarda l'impianto sperimentale che a Cavallino la ditta Geoambiente ha intenzione di realizzare per lo smaltimento dei rifiuti di cemento amianto, abbiamo con delibera di giunta dato incarico ad un legale per opporci a questo impianto sperimentale. Domani nomineremo il consulente tecnico di parte che farà la relazione con cui andremo sia a impugnare quella che è l'iniziativa qui a Lecce e sia il parere che è stato rilasciato dal Ministero a Roma, il quale Ministero non si sa, senza una valutazione di impatto ambientale, ha dato il nulla osta alla realizzazione di questo impianto sperimentale, che si tratta sempre di amianto e quindi, siccome noi teniamo strettamente alla salute dei nostri cittadini, non sappiamo quali sono gli esiti di questa tipologia di impianto e quindi senza dubbio è nostra ferma intenzione opporci sia al prototipo sperimentale e poi ad un'eventuale successiva realizzazione. Ieri sera non ricordavo, perché non avevo la possibilità di segnarmi tutto quello che ha detto Maria Grazia Conte, tra le varie cose lei rimarcava il fatto che non abbiamo potuto nel 2014, a valle dello sforamento del patto di stabilità, presentare progetti perché non potevamo cofinanziare i progetti. Cara Maria Grazia, noi nel 2014 abbiamo preso un finanziamento di 315.000 euro per la realizzazione delle infrastrutture di Calugnano e che abbiamo realizzato nell'anno successivo e nello stesso anno abbiamo presentato un progetto per l'importo di 100.000 euro per il recupero della messa a norma della piscina comunale. Purtroppo quel bando è stato revocato perché impugnato dalla Regione Lombardia, quindi non per colpa nostra, però noi il tentativo almeno da quel punto di vista lo abbiamo fatto. Detto questo, mi preme sottolineare anche il fatto che nel corso degli anni, sempre relativamente alle strutture di via Calugnano, gli impianti sportivi, lì sono stati pubblicati non uno ma 2 bandi per la gestione degli impianti stessi, bandi che sono stati che sono andati deserti, cioè le ditte o eventuali cooperative per la gestione degli stessi hanno ritenuto troppo costoso l'impegno della gestione della struttura e della messa a norma dello stesso rispetto agli eventuali introiti che potevano ricavare dall'utilizzo da parte dei privati del pubblico della struttura. Quindi non è che poi non sia stato fatto assolutamente niente, i tentativi ci sono stati, i bandi sono andati appunto, le gare sono andate deserte e non è colpa nostra se poi quella struttura non è stata non è più appetibile da parte di nessuno.
Un'altra cosa, sempre relativamente alla piscina, fino al 2015 credo la piscina è stata utilizzata, dopodiché tra l'altro sono intervenute una serie di normative per quanto riguarda sia la prevenzione incendi sia le norme igienico-sanitarie, per cui quella piscina, così come i campetti, che nel frattempo andavano peggiorando dal punto di vista di quelle che sono il manto erboso, gli spogliatoi eccetera, non potevano più essere utilizzati perché non agibili. Quindi non pensate che noi abbiamo completamente dimenticato quella struttura. Ripeto, le normative, siccome quella è una struttura aperta al pubblico, di proprietà pubblica ed aperta al pubblico, deve essere a norma al 100%, e in quel momento le normative assolutamente non ci permettevano di poterle utilizzare e di prorogarne la gestione negli anni a venire. Quindi con il progetto che abbiamo già messo a punto, e non appena la regione ci metterà nelle condizioni di farlo, creeremo quella famosa cittadella dello sport che voi tutti ormai conoscete, e quelle strutture saranno nuovamente agibili e fruibili da parte di tutti. In merito al discorso sempre delle infrastrutturazioni, ricordo che mia ferma intenzione l'anno prossimo, se, come io immagino voi mi darete la fiducia e sarò il sindaco di questo paese, ho intenzione di risolvere tutta una serie di problematiche inerenti alle infrastrutturazioni di base di questo comune, quindi le urbanizzazioni primarie, quindi acqua, fogna eccetera, chiudendo quegli anelli e realizzando tutti quei collegamenti alla fogna nera che riguardano quelle abitazioni, soprattutto nelle aree periferiche del paese, che oggi soffrono di questa problematica. Quindi, cari concittadini, il sindaco, se vorrete, Cesare Taurino, prende questo impegno personale con tutti voi, con tutti coloro i quali non hanno ancora l'allaccio alla fogna e all'acqua, perché questo problema, un problema primario, deve essere assolutamente risolto. Per quanto riguarda poi il campo di Calugnano, non so se, credo di no Tommaso, qui a San Donato non l'avevamo ancora detto, nel 2016 il campo di Calugnano su via Sternatia è stato, come dire, investito di un interesse da parte di una società, la Salento Women Soccer, che si è proposta come ente gestore del campo e ha presentato un progetto di livello preliminare che vorremmo riprendere, se ci darete la fiducia, per il recupero e la ristrutturazione completa di quella struttura, per dotare anche Calugnano di un impianto che, badate bene, anche quello non possiamo prescindere dalla gestione da parte di società esterne, perché il comune non si può fare carico da solo di una struttura che non si autofinanzia ma necessariamente deve essere data in gestione a soggetti pubblico privati. Se ci darete la fiducia, l'anno prossimo speriamo di sistemare, non so se si vedono le slide, anche quella struttura con il progetto che è stato già presentato nel 2016, quindi il progetto già è disponibile. Tengo a rimarcare il fatto che su questo progetto l'opposizione, Maria Grazia Conte, Riccardo Pellegrino e Andrea Savoniti, hanno votato tutti e tre contro. Dulcis in fundo, visto che chi prenderà il mio posto parlerà anche di quelli che sono poi i servizi per i minori, in particolare il centro ludico prima infanzia, come vi ho già detto, e adesso vi facciamo vedere il progetto, in corso la sistemazione della struttura di via Pavorgia, che ad Mastrolia, ti ricordo, è dagli anni 80 che nessuno ci mette mani, quindi non dite che le strutture che voi avevate già a disposizione le avete sistemate tutte, perché non è vero, perché lì c'è una struttura che è rimasta per 40 anni ferma e siamo noi che abbiamo preso il finanziamento. E quindi quella struttura di cui adesso vedete le slide, a settembre, ottobre, poi ci sono i dettagli che gli uffici andranno a sistemare, sarà un centro ludico di prima infanzia e darà la possibilità a 40 bambini di età dai 3 mesi ai 36 mesi di poter trovare spazio sia per gli orari giornalieri sia per le attività pomeridiane. Quindi, cari amici, come vedete il programma è ricco. Tutte le volte io vi racconto delle cose, di specifico
delle cose che già ci sono, e io vi esorto a votare per noi, a votare per la lista Libertà, a votare per la lista numero uno, perché noi siamo il nuovo che avanza, noi siamo un rinnovamento e siamo sicuri che l'11 di giugno saremo insieme a voi a comandare questo comune. Grazie a tutti. La parola a Nunzia Maggiulli. Buonasera a tutti. È per me doveroso presentare ufficialmente la mia candidatura alle prossime elezioni comunali in qualità di consigliere della lista numero uno con candidato Cesare Taurino. Per chi tra voi non mi conoscesse, mi chiamo Nunzia Maggiulli, ho 41 anni, sono nata e vivo a San Donato da sempre. Ho scelto per i miei studi l'Università di Lecce e lì vi ho conseguito la laurea in economia e successivamente l'abilitazione di dottore commercialista e revisore contabile. Fin da subito ho iniziato a lavorare in uno studio di consulenza e successivamente in un'importante azienda locale dove attualmente ricopro l'incarico di responsabile del settore delle risorse umane. Per il resto, da lunghissimo tempo sono impegnata nel sociale, nel volontariato e fin da piccola ho militato tra i banchi della parrocchia, tutte attività a cui ho dedicato sempre la parte più importante della mia vita, mettendo il mio tempo a disposizione degli altri. Scegliendo di rimanere nella mia terra, ho messo in conto tutto e quando dico tutto mi riferisco alle difficoltà che ogni giovane e più giovane di me incontra dal momento della scelta della formazione a quella dell'inserimento nel mondo del lavoro. Sono convinta che noi giovani possiamo fare molto scegliendo di rimanere nella nostra terra, facendola diventare motore di una crescita che ci deve vedere necessariamente protagonisti in prima linea. Come avete potuto capire, la politica non ha mai trovato spazio nella mia vita, o meglio non mi ci sono mai accostata a conoscerla e cimentata a viverla in prima persona, ma oggi ho deciso di accettare la proposta dell'amico Cesare e di condividerla insieme a lui e a tutti i miei amici, convinta come sono della loro validità professionale, della loro grinta, della loro capacità e delle loro doti umane. Scegliendo di scendere in campo, mi assumo davanti a tutti voi l'impegno di contribuire professionalmente e non solo per il bene ed il futuro di questo comune, appoggiando e condividendo il ricco programma della mia lista insieme a tutti voi. Vi devo confidare che la decisione di scendere in campo non è stata facile, combattuta com'ero fra l'aspirazione di rendermi utile per il mio paese e i dubbi connessi all'assunzione responsabile di un impegno così importante e gravoso. Ma in questi amici e nella loro fermezza ho trovato la giusta determinazione che oggi mi fa essere su questo palco insieme a loro a chiedervi di affidare a me e a loro il grande onore di amministrare questa comunità nei prossimi 5 anni. Se mi sceglierete a rappresentarvi il prossimo 10 giugno, come spero farete, saprò dimostrarvi con i fatti e non solo con le parole quello che come giovani leve della politica siamo in grado di fare, superando la visione contingente della classe politica adulta, il presente. Brava. Proprio particolare, pensando invece allo sviluppo dell'economia e del lavoro della nostra comunità, alla trasformazione sociale e culturale, al coinvolgimento partecipativo, alle emergenze individuali e collettive che in ogni ambito delle nostre comunità di Galugnano e San Donato. Bravo.
in tre parole racchiudo il nostro impegno per la comunità di San Donato, ovvero motivazione. Con questa parola intendo trasmettervi la nostra capacità di potere e sapere contribuire autonomamente con idee ed esperienze personali alla costruzione e crescita economica e culturale del nostro paese. Brava! Brava! Futuro, mi riferisco a ciò che potremmo realizzare trasmettendovi la percezione che il futuro deve tornare ad appartenere a noi giovani. Speranza, la speranza che ognuno di voi si renda conto che nulla può essere più dinamico dell'impegno giovanile nel migliorare la politica, le sue strategie e le pratiche operative. Insomma, concludo chiedendovi di premiare il prossimo 10 giugno l'impegno della mia squadra, la lista numero 1 con candidato sindaco Cesare Taurino. Brava! Il nostro sarà l'impegno per un ulteriore miglioramento che si innesta su un patrimonio maturato dalla precedente esperienza amministrativa della nostra lista. Pertanto il 10 giugno datemi fiducia, dateci fiducia, votate la lista numero 1, facciamo girare insieme gli ingranaggi dell'orologio con Cesare Taurino sindaco, perché c'è bisogno di lavoro, di partecipazione attiva e costruttiva da parte di ognuno di noi, c'è bisogno di amministratori preparati in grado di creare e garantire le condizioni nelle quali il bene collettivo venga perseguito e affermato quotidianamente. Grazie a tutti voi e buonasera. Ora è la volta di una ragazza di Carugnano che ancora non si è presentata qui a San Donato, per cui diamo spazio anche a loro per farsi conoscere dalla nostra comunità. Simona Dell'Anno. Buonasera a tutti. Il ghiaccio lo abbiamo già rotto a Galugnano, però per me questa è un'occasione preziosissima per farmi conoscere da voi, da tutti quanti voi. Io mi chiamo Simona Dell'Anna, ho 43 anni, sono di Galugnano, sono sposata e sono madre di due splendidi ragazzi, uno di 17 anni e l'altro di 10. Per cominciare volevo ringraziare questa squadra che mi dà la possibilità di essere qui con loro a combattere per i nostri obiettivi, per i nostri ideali. È una squadra coesa e protesa verso un unico e imprescindibile obiettivo, il bene. Anzi ragazzi, io mi correggo, il meglio per San Donato e per Galugnano. L'idea di dare disponibilità della mia candidatura nasce dall'amore per il mio paese. È un paese che ha sicuramente delle criticità, no? Però è un paese che merita qualcuno che se ne prenda cura, e noi su questo palco della lista Libertà nella maggior parte dei casi non siamo dei veterani dell'amministrazione comunale, ma questo onere lo facciamo nostro, e lo facciamo nostro nel riflesso e sull'esempio di onestà, di dignità, di abnegazione che questa amministrazione uscente ci ha regalato. Inoltre volevo dirvi che ci si rende presto conto, leggendo il nostro programma, che è un programma importante per il nostro comune. Bene, tutti noi saremo pronti dall'11 di giugno a spendere le nostre competenze, le nostre energie affinché venga realizzato.
Allora, la mia attività lavorativa consiste nel coordinare il servizio di assegnazione e distribuzione di ausili igienici. Lavoro per una grandissima azienda e mi occupo, insomma, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, e la mia sede di lavoro sono gli uffici protesi dell'ASL. Questo che cosa comporta? Comporta che mi trovo quotidianamente a contatto con moltissime persone. Queste moltissime persone mi raccontano le loro difficoltà. Che cosa succede? Succede che io sento particolarmente mie le tematiche che toccano il sociale. Il nostro impegno di tutti noi su questo palco sarà quello, nella riprogettazione dei servizi sociali, di mettere al centro sempre di più gli anziani, i disabili, i minori, e di farlo in ogni modo in cui ci sarà consentito farlo. Certamente sostenendo le famiglie, no? Cercando di abbattere quelle barriere burocratiche che sempre più spesso creano muro e sono molto molto difficili da superare, certamente creando una fitta rete di connessione tra istituzione e famiglia, in modo che tutti possano sentirsi parte integrante di una società che accoglie, di una società che protegge. Spesso per il lavoro che svolgo mi trovo ad osservare dei servizi che normalmente vengono erogati nelle città del nord Italia. Bene, amici, a me piacerebbe che questi servizi fossero la normalità anche per la nostra comunità, come ad esempio poter offrire dei servizi ludico-ricreativi per tutte quelle persone che con il passare degli anni si trovano costrette in casa quando l'età avanza, i genitori invecchiano e non possono più garantire ai figli quei servizi che un tempo erano la norma, la regolarità. Poi un altro servizio che mi viene in mente, che mi piacerebbe offrire ai miei cittadini, insomma ai nostri concittadini, è l'infermiere comunale, no? L'infermiere comunale è una figura a disposizione di tutta la popolazione. Molti comuni nei paesi limitrofi si stanno orientando in questo senso, però io sono convinta che noi lo possiamo fare prima e anche meglio, molto meglio degli altri. Oltre all'aspetto sanitario, chiaramente ci sono molte tematiche che ci stanno a cuore, quali l'asilo nido comunale. Questo perché? Per venire incontro alle famiglie certamente, ma per venire incontro sicuramente alle donne che lavorano. Le donne che lavorano hanno il sacrosanto diritto di vedere tutelato e il diritto a continuare la propria attività lavorativa, ma hanno anche il diritto di vedere tutelato la maternità. Una cosa che ogni donna dovrebbe. Questo sicuramente è un pensiero utopistico, una visione bella, no, della realtà, però è il nostro modo di vedere la società e noi tutti quanti su questo palco ci impegneremo affinché questo diventi realtà per il nostro comune. Perché ci crediamo fermamente e perché noi dobbiamo fare le cose non per noi adesso, ma la domanda che ci muove è cosa possiamo fare noi per le generazioni che verranno. Questa è la prospettiva con la quale dobbiamo operare. Quindi siamo noi adesso quel punto d'incontro tra la continuità e il rinnovamento, e per questo chiediamo la vostra fiducia. Dateci fiducia e non ve ne faremo pentire. Brava! Abbiamo ancora qualche minuto, il nostro caro Ezio vuole dire due parole, l'intervento non era previsto ma è sempre ben accolto. Siccome noi i minuti li usiamo tutti, perché abbiamo tanto da dire, vorrei che Maria Grazia Conte mi spiegasse dove noi abbiamo messo le mani in tasca ai cittadini di San Donato. Noi abbiamo restituito il mal tolto ai cittadini di San Donato. E lo abbiamo fatto proprio con l'eredità
che hanno lasciato i tuoi amici Massimo Longo e Annarita Perrone. Noi in 10 anni siamo riusciti a risparmiare oltre 800.000 euro, quasi 100.000 euro all'anno sulla tassa dei rifiuti, perché quelli erano soldi che dovevano essere sborsati dai cittadini di San Donato. Perché la tassa sui rifiuti, cara Maria Grazia Conte, poi speriamo che l'esperto di rifiuti Massimo Longo stasera dirà qualcosa anche sui rifiuti. Il costo della tassa della spazzatura grava su ogni cittadino, quindi la nostra capacità è stata quella, appena eletti, di fare una nuova gara e di risparmiare 100.000 euro all'anno e far sì che la spazzatura, il costo della spazzatura a San Donato è il più basso costo della provincia di Lecce. E portatemi l'esempio degli altri comuni. Portate l'esempio degli altri comuni, non di Caprarica, ma allontaniamoci, andiamo a San Cesario, andiamo a Lecce, andiamo a Cavallino, a Melendugno, perché la nostra attenzione era proprio quella di non far spendere soldi ai cittadini, e noi lo abbiamo saputo fare in 10 anni, e questo grazie anche a chi ora sta con voi ma non condivide certamente quello che ieri sera avete detto, non lo può condividere, e difatti ieri sera hanno litigato, hanno incominciato bene, perché è impossibile accettare quello che ha detto Adama Scolia. È impossibile che lo può accettare Mariano Sagatucci, che lo può accettare Armando Rotondo e che lo può accettare Vito Perrone, perché loro hanno amministrato insieme a me con coerenza, con trasparenza, con dignità e onestà. Bravo. Salvatore Danieli, apri bene gli occhi quando parli con le persone, se non te le porterò qui sopra, perché noi siamo onesti, altro che una lista di disonesti. Cerca di controllare il tuo istinto, controllatelo, se non te lo farò controllare io con le persone quando parli. Chi è disonesto? Cesare Taurino, Ezio Conte, Tommaso Grande, Anna Cristofalo, Viviana Rollo, Luca Credì, Simona Dignanna, Antonio Luceri, Stefania, Cuculaghi, i disonesti siamo noi! Siamo noi disonesti! Noi abbiamo portato a San Donato la legalità! Che non mi stanco mai di urlare. Bravo. E non ti permetto assolutamente, non te lo permetto, perché su questo palco c'è l'onestà, la trasparenza e la dignità. Bravo. Io chiudo, ma ci vediamo alle 11 per l'altro intervento, e vi invito ancora ad aspettare e a sostenere i giovani, perché io insieme a Cesare Taurino abbiamo saputo fare una lista di giovani, di persone capaci e competenti. Bravo. E che vivranno il nostro comune per ancora 5 anni e portare avanti tutti i progetti che sono in cantiere, perché la capacità si trova nella lista Libertà, lista numero 1. Grazie a tutti. Quanta sola